Chissà i puristi della carbonara cosa penseranno, però a me piace tanto. Oggi vi presento la mia carbonara degli anni 80 con i prodotti della mia zona. Si potrebbe chiamare carbonara alla toscana. Le uova del contadino. Dal pollaio abbiamo raccolto le uova appena covate. Oggi è stata una buona giornata, hanno fatto 4, 6 e 3, 9. Queste ci serviranno per fare la carbonara alla toscana. Iniziamo sbattendo le uova da sole, ben benino. Ed eccoci, siamo calmi, parliamo della panna. Io come più possibile uso prodotti toscani e questa è una panna toscana. Negli anni 80 ne usavamo in abbondanza. Persino Gualtiero Marchesi nella sua carbonara ne usava molta, in quantità eccezionale. Aggiungere pepe. Quindi aggiungiamo tutta la panna e continuiamo ad amalgamare. Ecco il nostro pecorino toscano. Noi usiamo il pecorino stagionato di Pienza, che si può dire è un po' la patria del pecorino toscano. Grattugiare fino il pecorino toscano stagionato. Quindi unirlo alle uova e panna e amalgamare bene bene. Aggiungere sale. Nella ricetta degli anni 80 si usava sia gli scalogni che la cipolla. Al ristorante dove ero io, ristorante Edi, usavamo gli scalogni perché ci piacevano di più. Prendere gli scalogni tritati finemente e metterli nella padella con l'olio extravergine. Eccoci, siamo da Marino, stiamo a prendere la pancetta per fare la carbonara alla toscana. Non si usa il guanciale, ma la pancetta fatta da noi. Vai Marino, taglia! Altro, veramente, veramente buona! Tagliare la pancetta o rigatino, come lo chiamiamo noi, a listarelle di circa 2 cm per 4. In una padella far appassire lentamente lo scalogno per circa 10 minuti. Mentre in un'altra padella far rosolare la pancetta velocemente a fuoco alto. Deve diventare bella croccante. Dopo aver salato l'acqua, metto la pasta. Io uso gli spaghetti. Però si può usare anche come pasta lunga bavette o bucatine, oppure come pasta corta rigatoni in penne. A chi piace può mettere qualunque tipo di pasta. L'importante sia
ben al dente. Mi raccomando, tenete un po' di acqua di cottura da parte, che vi può servire per dare cremosità alla pasta. Aggiungere allo scalogno la pancetta, lasciandone qualche pezzetto per metterla sopra la pasta a fine preparazione. Versare un po' di acqua di cottura in padella. Unire gli spaghetti e farli insaporire. E per finire, nella padella a fuoco spento, aggiungere la crema di uova, panna e pecorino. Girare velocemente e sono pronti. Impiattare e in ultimo mettere la pancetta che avevamo lasciato a parte. E infine una spolverata di pepe macinato al momento. E buon appetito! Buona, buona, buona. Ma è veramente buona.